un'antica tradizione contadina che ogni anno rivive qui a Bagno Aripoli. In passato, infatti, la festa della battitura rappresentava la fase finale di una intera campagna agricola. Benvenuti a Rosso Rubino, andiamo a vedere subito il sommario di questa puntata. Il Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico in favore dei giovani disagiati di Villa Lorenzi. Pasquino, la gran selezione di Fattoria Montecchio, presentata durante l'ultimo Vinitaly. A Panzano le sculture di Nathalie de Coster celebrano il Chianti. Extra Gallery, a Greve in Chianti, l'extravergine di oliva fa cultura. Il Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico, con il contributo del distretto 2071, hanno finanziato la riqualificazione del Giardino dei Piccoli presso Villa Lorenzi a Firenze. Il servizio. Il progetto Villa Lorenzi nasce a Firenze nell'88 al fine di dare sostegno e risposte a giovani e famiglie in difficoltà. Sono ragazzi che vengono da situazioni familiari difficili, molto difficili. Educazione e formazione, questo è l'intento nostro. E nell'educazione si intende condividere con loro tante cose, portare avanti gli studi e poi progettare con loro dei lavori. In questa storica villa che sorge sul colle di Montughi a Firenze, l'associazione mette a disposizione l'esperienza di educatori per attività di consulenza, sostegno ed orientamento. È un servizio davvero prezioso perché è fatto con grande passione e umanità, accogliendo tutti per quello che possono dare e per come sono con le loro storie. I bambini e i ragazzi lo sentono subito, si sentono riconosciuti e accolti e trovano con grande libertà la loro strada. Villa Lorenzi è diventata un'istituzione a Firenze, un luogo nel quale i ragazzi hanno la possibilità di riniziare a entrare in un percorso di vita dove si può riniziare a credere nel futuro, si può riniziare a sognare. Il Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico, da sempre sostenitore delle attività della struttura, ha concluso un importante service proposto dal distretto 2071 dal titolo 66 gocce per Massimiliano, contribuendo alla realizzazione del Giardino dei Piccoli. Li abbiamo aiutati in un laboratorio di giardinaggio, attività vivaistiche e di orticoltura. Le abbiamo comprato tutta l'attrezzatura occorrente e poi abbiamo acquistato alberi che loro hanno piantato e abbiamo tutto completamente ripopolato il Giardino dei Piccoli. Con un contributo da parte del distretto l'abbiamo comunque reinvestito sempre sul progetto di Villa Lorenzi e abbiamo acquistato ulteriori attrezzature, vasi in terracotta e terriccio. Un percorso che ha fornito ai ragazzi competenze di base al fine di far vivere una esperienza in un settore che in futuro potrebbe trasformarsi in un lavoro vero e proprio. C'è un significato di aiutarli nel contatto con la natura a vivere una dimensione più vera, insomma, cioè capire la crescita di una pianta, che cosa comporta, l'attenzione, la cura, sono tutti aspetti che poi fanno parte anche della relazione. Ecco. Pasquino, la gran selezione di Fattoria Montecchio, è stata presentata all'ultimo Vinitaly. Due vinificazioni, una in acciaio e l'altra in terracotta, che si ritrovano in bottiglia. La linea premium di Fattoria Montecchio si arricchisce di un nuovo prodotto, fiore all'occhiello di tutta la gamma e della stessa azienda. La nuova gran selezione è un sangiovese in purezza, ma un sangiovese un po' particolare, proviene tutto dalla solita vigna, ma viene separato nel momento della selezione sulla pianta. Una parte fa il viaggio normale del sangiovese con la vinificazione in acciaio e l'affinamento poi in legno. Una parte invece fa la strada della terracotta, cioè fa una vinificazione interamente in terracotta e un affinamento sempre in terracotta.
vengano riassemblati, quindi diciamo che si separano all'origine e si ritrovano all'interno della bottiglia dopo aver fatto due percorsi separati. Un vino che nasce insieme all'esperienza della terracotta, riscoperta attraverso l'antica fornace presente in azienda, dalla quale negli ultimi anni nascono anche anfore per la vinificazione e l'affinamento del vino. Devo dire che l'evoluzione ci ha fatto scoprire anche delle caratteristiche diverse, siamo arrivati a fare anche delle vinificazioni, delle macerazioni all'interno della terracotta molto lunghe. Noi nelle ultime tre annate maceriamo non meno di 4-5 mesi il vino. È realizzata completamente in terracotta Vinbruneta. Per quanto riguarda l'aspetto della gestione del vino, è quella che c'è una microossigenazione paragonabile forse alle barrique. Non si trasferiscono aromi. Per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto termico, nessun materiale è paragonabile alla terracotta da questo punto di vista. Questa gran selezione Riccardo Nuti la dedica al ricordo del padre Ivo, uomo semplice e diretto e sempre pronto alla battuta. Da piccolo in paese veniva chiamato Pasquino. Non era il nome di mio padre, ma era il soprannome di mio padre, perché quando era piccolo era conosciuto in paese come Pasquino, perché era il nome di mio nonno e tutti lo chiamavano col nome del padre all'epoca, e quindi lui era conosciuto da piccolo come Pasquino. E allora ci piaceva l'idea, il nome di mio padre era Ivo, era troppo corto per darlo forse il nome di un vino, e allora abbiamo preferito utilizzare questo aneddoto simpatico per richiamare questo vino. Le installazioni dell'artista francese Nathalie de Coustère trovano un dialogo perfetto con il Chianti. L'iniziativa Panzano Arte nasce da un'idea del macellaio Dario Cecchini. È il macellaio poeta più famoso del Chianti, un connubio di toscanità verace, sensibilità poetica e una tenace passione per l'arte e la comunicazione. Un uomo che anche grazie a una dote istrionica eccezionale è riuscito a far venire il mondo nella sua Panzano, delizioso borgo che oggi accoglie anche l'arte contemporanea. Come dico io, un cocuzzolo in paradiso, e da qui si vede la bellezza. E se vedete le sculture di Nathalie, sono un inno alla bellezza, un inno alla gioia. Uno si mette davanti e sente la più bella musica del mondo, pensa ai migliori vini del mondo e magari a un po' di ciccia buona. Una trentina di grandi sculture in bronzo, inox e acciaio accolgono il paesaggio come quadri. Le opere, raffiguranti un uomo esile, stilizzato, in movimento e quasi sempre racchiuso in forme geometriche, sono disposte in una sorta di percorso emozionale, cornici perfette per una natura a tratti commovente. Ho trovato che qui ci fossero proprio dei rapporti umani fuori dal tempo, rari, e quindi era evidente che io dovessi esporre qui. Poi la geometria delle mie opere apre delle finestre su questo paesaggio eccezionale e è un motivo, una ragione di esporre qui in questo luogo sublime. Un'iniziativa questa che ci invita a visitare Panzano e la sua campagna con occhi diversi, a cogliere quel sottile connubio che lega questo territorio così suggestivo e ricco di estro all'arte contemporanea, nel solco di una tradizione che da sempre lo caratterizza. Nel cuore del Chianti è nato un concept contemporaneo ed internazionale per far conoscere l'olio extravergine di oliva ad un pubblico sempre più ampio. Possiamo considerarla una vera e propria galleria del gusto, dove il visitatore potrà scegliere e vivere un'esperienza immersiva a 360 gradi nell'extravergine di oliva. Abbinandolo a dei piatti oppure addirittura scoprendolo su dei cocktail, invece su dei dolci, su dei gelati, quindi un luogo dove si possono fare tante esperienze, tutte legate al mondo dell'olio o comunque ai prodotti che la nostra azienda produce partendo dal campo. I prodotti a base di iris, di zafferano e il vino Chianti Classico che produciamo. Tutti questi rivisti nella sua forma consueta ma anche in tante varianti.
non un ristorante ma una vera e propria Accademia dell'Olio, un concept fatto di profumi e sapori che narrano le sfumature di un territorio straordinario. Ogni olio ha una sua storia e ha una sua sensazione organolettica e è solo abbinando questi oli con delle materie prime giuste che avremo un abbinamento olio-cibo importante, corretto e che più esalta sia l'olio che la materia prima. Extra Gallery a Greve in Chianti è un luogo privato ma anche aperto alla contaminazione con la comunità locale ed internazionale, pronto ad ospitare eventi enogastronomici, artistici e culturali. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Rosso Rubino, ci ha raggiunto Andrea Boccalini, uno dei promotori della Festa della Battitura, dove in primo piano abbiamo i grani antichi. Ma cosa sono i grani antichi per chi non li conosce? Questi grani venivano coltivati fino agli anni 50 ed erano i grani che i nostri nonni coltivavano abitualmente, nella quale si ricordano essere altissimi, avere delle spighe bellissime. Negli ultimi anni abbiamo recuperato, grazie anche al supporto dell'università e della regione toscana, queste antiche varietà che abbiamo reintrodotto nella nostra azienda e abbiamo proprio ripreso a coltivarle. Quindi non soltanto questo che vedete qui, è per esempio il senatore Cappelli, che è caratteristico per i suoi baffoni neri, le sue reste nere, sì, ma ci sono tante varietà di teneri che coltiviamo, fra cui il Verna, l'Andriolo, il Sieve, il Gentil Rosso, il Frassineto, che sono tutte varietà che abbiamo riscoperto, che maciniamo nel nostro mulino a pietra e regolarmente utilizziamo, anzi vengono utilizzate dai nostri clienti, dei quali ne sono ghiotti. Questa puntata di Rosso Rubino termina qui. Tutti i video sono sempre consultabili sul sito rossorubino.tv. Per gli amici di Teleiride, appuntamento al prossimo viaggio.